Salve a tutti reclute, bentornati qui su Pokémon Fusion Generation. Quest'oggi, come potete sentire, ci accoglie la musica di Lavandonia. E siamo pure di sera, quindi veramente mi mette una pace questa musica, boh, veramente. Guardate che bei colori, che bella musica ad accoglierci qui su Pokémon Fusion Generation. Allora reclute, siamo qui tornati. Ho tenuto, come avete detto voi, Pikalio per dargli un'opportunità, visto che ho sentito che Shantavaz non vi piace tantissimo come Pokémon, perché c'è Chansey, e quindi ho saputo che Chansey non vi piace molto come Pokémon, ad alcuni di voi, e quindi daremo una chance a Pikalio in questa parte. Ok, avventuriamoci oltre Lavandonia, quindi andiamo. Allora, questo qua, sarà un parco sotto, ci sarà qualche allenatore magari da affrontare, questa qua. Potere alle ragazze, ok, va bene, questo qua di sicuro non vuole lottare, sembra. Questo gentleman, such a rocket, no, è racket, ok, però pensavo dicesse rocket, ok. Allora, affrontiamo questo signorotto del percorso. Allora, manda Growlithe, noi dobbiamo riuscire a batterlo abbastanza agilmente, anche con, vabbè, con pistola acqua, bye bye, eh. Ci vediamo Growlithe, alla prossima, sarai più fortunato la prossima volta. Please, quiet down. Io mi calmo, basta che tu non ti agiti, eh. Ok. Una bella lotta in doppio, la facciamo? La facciamo, ragazzi, la facciamo. Il percorso sotterraneo è chiuso, ci ha detto. Quindi, non quindi da quanto dicono, non potremo passare sotto nel percorso sotterraneo. Vabbè, non importa. Non importa. Allora, io qua andrei con... siamo un po' messi male perché sono abbastanza resistenti, guardate, appunto. L'avevo confuso con... Si è fatto esplodere. Quanto lo odio. Qu quanto lo odio. Ha fatto il botto, veramente. Ha fatto esplodere tutti. Tutti. A parte Warby, che è sopravvissuto, si è preso un po' di punti esperienza. Grazie, Warby. Ok, dai, proviamo ad andare con Pikalio. Vediamo un po' cosa sa fare Pikalio. Se ti fai esplodere ancora una volta, veramente, ti ammazzo. Ok, Warby non ce l'ha fatta, ragazzi. Ha già fatto tanto. Per questa parte ha già fatto tanto. Ok. Allora, andiamo con Rockslide, visto che colpisce entrambi Rockslide. E uno e due Sbamem. Ok, flincia, flincia. Peccato che ha mischiato Ice Ball, il caro Pikalio. Dato che Ice Ball non è... grande. Stavo dicendo, Ice Ball non ha molta precisione, che io sappia. Quindi sarà un po' un problema ogni tanto, penso, con Ice Ball. Ok, questo qua è un centauro che non ci vede. È un pochino cieco. Ok, Kanto is such a drag right now. Ok, va bene. Fai un po' come vuoi, l'importante è che ti fai battere da me. Ok. Beh, Rockslide e bye bye Flareon, non c'è speranza per te, non puoi vincere. Ok, livello 33 per Erabudo che vuole imparare Block. No, niente Block, niente Block. Non fa per noi. Abbiamo sconfitto Biker Aries. What a drag. Ok, quindi qua non possiamo andare. C'è un cartello. Encounter trainers have been holding. Ah no, hanno fatto battaglie nel percorso sotterraneo. Quindi l'hanno chiuso per insomma, vandalismo più o meno. Si sono messi a fare i vandali. Ok, siamo a Zafranopoli. Siamo a Zafranopoli, ma penso che non sia ancora arrivato il momento di battere la palestra e il dojo. Tipo, tanto. Aspetta, non si può passare. Non si può passare? Ah, si passa solo di qua. Non si può passare la palestra? Davvero? Sei serio? Non si può passare, vabbè. Oh, questo cos'è? Questo cos'è? Oh, cos'è? La stazione ferroviaria è per Johto, sarà pronta a breve. Ah, quindi hanno introdotto anche qui la stazione ferroviaria. Molto, molto bene. Qua c'è sempre la Sylph. Qua c'è sempre la Sylph, immagino. È chiusa al pubblico al momento. Vediamo un po' se c'è tipo il signor Psyche. Il signor Psyche è veramente un mito. Lo so, vuoi questo? Simpatici da psichico, grazie signor Psiche. Sempre molto gentile, in tutti i giochi ci dava sempre psichico, quindi vabbè, è un bravo uomo. Ok, andiamo oltre, andiamo a Azzurropoli. Qua non c'è niente. Celadon City. Ok, io direi di curarci un attimo la squadra, visto che siamo abbastanza. Eravamo abbastanza messi male, se non mi ricordo male. Scusate il gioco di parole, ma purtroppo mi è venuto. Ok, allora io mi prenderei i Beedrill perché se dobbiamo battere la palestra. Ci serve Beedrill. Ci serve Beedrill perché ci serve taglio, ovviamente. Ok, qua è bloccato. Il casinò è chiuso per indagini poliziesche. Ok, va bene. Un bel porticello. Qua non c'è nient'altro. Qua si può andare, sì. Non voglio andare oltre perché non voglio fare cose
extra adesso. Ok, quindi direi che è arrivato il momento di battere la palestra. Direi proprio che è arrivato il momento. Ok, quindi Beedrill fa il tuo dovere. Adesso arriva la palestra. Ah, qua c'è il vecchietto pervertito qua. Oh, questa palestra è piena di ragazze. E ci dà Flash Cannon così a caso. Vabbè. Ok. Yo, champ. Mamma mia, in questa. Ah, ci dà l'acqua fresca? Ci dà l'acqua fresca. Ok, battaglia in doppio, ragazzi. Battaglia in doppio. Le fusioni Pokémon non sono solo per i ragazzi. Behold my elegant exotic Pokémon. Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' se hanno delle fusioni. Exeggut. Cos'è? Cos'è Pasqua? Adesso è Halloween, non è Pasqua. Cosa sono tutte queste uova? Cioè, non lo so, Allora, io direi di andare con Bug Bite, visto che è super efficace per 4. E con Morso, visto che comunque è un pochino efficace. Reflect. Ok. Abbiamo delle mosse abbastanza efficaci contro questi carissimi Exeggut. Peccato che ha fatto Reflect, maledetto, maledetto, quanto vi odio, quanto vi odio. Oh, bellissimo, Grofan. Questo lo vorrei avere, ma lo vorrei avere proprio tanto questo. Andiamo con Morso, Critical Hit pure. Aia, aia, mamma mia che è abbastanza potente. Però ragazzi, ammettete, Grofan, anzi, sì, Grofan è veramente stupendo. Allora, andiamo con Pikachu, che magari si prende un pochino di punti esperienza. Ok, andiamo con Ice Ball e Morso su Exeggut, almeno muore e basta. Ciao ciao Exeggut. No, che combinazione fusi. Allora, la fusione tra Girafarig e Breloom è bellissima, perché ci sta tantissimo una giraffa del genere. Guardate che roba. È veramente stupendo. Stupendo. Vabbè, Warby è morto, ci ha fatto già fuori mezza squadra più o meno. Allora, andiamo con Iravudo, dai, andiamo con Iravudo. Ice Ball, grande. Grande Pikaleo, grandissimo. Livello 23 per Pikaleo. Allora andiamo con. No, non voglio. Non voglio. Voglio fare Rock Slide, grazie. Mamma mia, che potenza. La potenza. Cioè, Ravuto con questo attacco frana veramente non ha rivali. È veramente un supereroe. È un supereroe. Ha una potenza sovrumana. Allora, io direi di andare a curarci perché ci ha fatto veramente il culo. Le prime due con la lotta in doppio ci hanno fatto il culo. E quindi direi di andare proprio velocemente, velocemente a curarci. Ok, curiamoci in pochissimi secondi e vediamo cosa ci aspetta. Allora. No, vediamo se riesco a passare, grazie. Molto bene. Ok, cut. E possiamo andare di nuovo alla palestra a fare il culo a queste ragazze. Molto bene, molto molto bene. Beedrill, fai il tuo dovere. Oh, queste le distruggiamo. Queste le distruggiamo. Tina, picnicca. Ok, Wormlord. Vai con Bug Bite. Non ti far far male però da questo Ivysaur, grazie. Allora, andiamo ancora con. Ah, toglie veramente tanto. Toglie veramente tanto, nonostante sia. Andiamo con Shantabuzz una volta, dai. Almeno lo sperimentiamo ancora un po'. C'è un sacco di PS Shantabuzz. Allora, andiamo con Shockwave. Vediamo quanto gli facciamo. Non gli facciamo niente. Forse, ragazzi, avete ragione. Shantabuzz non è molto. Mamma mia. Ok, ragazzi, Shantabuzz. Fuori dal team, al più presto, veramente, al più presto fuori dal team. È veramente abbastanza debole, purtroppo. Ok, statico, l'abbiamo paralizzato. Questo è molto buono per noi. È grande, batte un Ivysaur, Pikachu, grande. Si becca un sacco di punti esperienza, perché comunque è abbastanza sottolivellato. Ivysaur, Ice Ball ancora. No, basta. Basta. No, però io odio quando mi sta così, L'odio quando mi sta così, Pikachu. Siamo anche, vabbè, e vabbè, e vabbè, e vabbè. Però non puoi andare avanti così, Sto Ivysaur maledetto, quanto lo odio. Ok, Ivysaur contro Warby. Sfida tra aborti proprio. Vuole imparare Rapid Spin, che dovrebbe essere Rapid Giro, da quanto ne so. Niente Rapid Giro. Molto bene, bye bye, Ci ha fatto fuori mezza squadra, tipo. Noi abbiamo un revitalizzante che useremo su Pikachu e vabbè. Shantabuzz, ragazzi, ve l'ho detto, basta. Shantabuzz è veramente abbastanza scarso. Ok, andiamo con questa allenatrice. Pokémon sono come il profumo, non pensi? Penso sia profumo, perfume, quella roba lì. Ok, Bellsprout. Bellsprout potrebbe essere un brutto cliente, ma nemmeno tanto. Bye bye. Critical Hit, livello 26 per Wormlord. Dumble. Bellissimo. Bellissimo questo Dunsparce più un Whipping Bell. Questo è veramente bello, ragazzi. Glarge. Cos'è Glarge?
ci ha paralizzato, quindi non so bene che mossa sia, sinceramente, me lo sono un po' perso. Vabbè, paralizzato 2 volte di fila, non so. Non so. Ancora un po' di sfortuna, magari. Last K, ciao ciao, bene, bella, ciao ciao, Molto bene, allora, usa l'altra pozione, abbiamo anche un Paralyzeal, se non ho visto male, molto, anzi due Paralyzeal. Molto bene, adesso Erika, facci vedere cosa sai fare, facci vedere la tua fusione Pokémon, mi raccomando, non risparmiarti, dai il meglio di te. Erika! Allora, parte la sfida con Erika che c'ha Skiploom. Allora, io proverei a fare la tattica Rollout, se sapete. Ok, Rollout 1. Rollout 1. 2. Ragazzi, 2. Andiamo col terzo? Andiamo col terzo. Bye bye. Mamma mia, ragazzi. Sta per arrivare un rotolamento forza 4 adesso. Di un Warmlord. Su un Tangela. Vediamo un po'. Rotolamento. Vediamo se ce la faccio. Aia, aia. Mamma mia, questo Tangela. Ma si è dopato? Cioè, non so, Mi sa che no, era un po' dopato questo Tangela. Ok, Rock Slide, bye bye. Ci ha avvelenato però. Ci ha avvelenato. Ok, abbiamo sconfitto questo Tangela. Victreebel, molto bene, Victreebel. Noi siamo colpiti dall'avvelenamento, purtroppo. Aia, quanto ci ha fatto male. No, vai, ti prego. No, ha fallito. Questo non ci voleva veramente. Questo non ci voleva, ragazzi. Questo non ci voleva. No, andiamo con Pikalio. No, Pikalio grande. No, non toglie niente. Non toglie niente, ragazzi. Allora, vediamo quanto riusciamo a fargli. No, non, no, 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 non va bene questo però, Questa cosa non va proprio bene. Non va proprio bene questa cosa. Le comete quanto tolgono? Praticamente niente. Abbiamo perso in pratica. Abbiamo praticamente perso. Cioè, non mi sembra normale come cosa, a meno che non abbiamo un revive. No, non abbiamo manco un revive. Perché l'ho usato prima il revive, purtroppo. Su Giga Drain, vabbè. Sì, però basta. Perché ci ha avvelenato, ci ha addormentato, ci ha fatto tutto. Ci ha fatto tutto, ci credo. Cioè, vabbè, abbiamo perso, ragazzi. Ha pure missato. Ci mandi giù per cortesia. Grazie. Grazie. Ok, ragazzi, abbiamo perso. Un piccolo incidente di percorso perché era veramente insidiosa. Era davvero insidiosa. Quindi io direi di andare a batterla di nuovo adesso. Ma poi velocemente. Allora, cut. Adesso andiamo a batterla perché veramente basta. Già mi hai fatto nervosire perché ci hai battuto. Non ti meritavi la vittoria. Andiamo a sconfiggerla, ragazzi. Andiamo a sconfiggerla. Daje, daje. Ok, Skiploom. Io proverei di nuovo la tattica rotolamento. Sleep Powder. Ok, è uno. Critical Hit. Vabbè, ma allora fai veramente schifo, allora. Allora fai veramente schifo. Cioè, basta. I Pokémon d'erba quando fanno così sono veramente odiosi. Perché, cioè, addormentano, paralizzano. È avvelenamento e basta. Veramente. Oh, si è svegliato. Molto buono. Molto buono. La luce solare è forte pure. Beh, Giga Drain. Non ci toglie tantissimo al momento. Aia. No, vabbè, dai, però non così, Però non è il modo di fare questo, però, Non è assolutamente il modo di fare. Allora, adesso tu veramente non ci distruggi. Mi spiace. Mi spiace. Bye bye, Allora, Tangela, tu fai una brutta fine, te lo dico io. Perché già mi stai abbastanza antipatico. Bye bye, Ci vediamo alla prossima, caro Tangela. Livello 34. Allora, Victreebel, tocca a te. Dai. Stunspore, non ci. Grande, Rabudo, sei il mio mito. Sei il mio mito, Rabudo. Ok, prossima fusione sarà Santank. Santank? No, Sunflora con Miltank. Una mucca girasole, no. Questa non mi piace tanto rispetto alle altre. Era molto meglio quella specie di Dunsparce fuso con Whipping Bell. Però. E Groffan, ovviamente, era stupendo. Ok, ragazzi, abbiamo vinto contro Erika. Bye bye, Erika. Ah, vittoria. Il dolce sapore della vittoria. Vinciamo anche la medaglia arcobaleno, finalmente. E adesso possiamo. Ah, possiamo usare volo fuori dalla lotta. E ci dà Santank. Però non abbiamo posto in squadra. Quindi io direi che fuori parte farò posto e mi prenderò Santank da Erika. Quindi, ragazzi, per questa parte è tutto.
se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi e commentate. Noi ci vediamo con un prossimo video, ragazzi. Bye bye.